Un modo per scoprire il gusto della cooperazione, incontrarsi, conoscersi, dare valore al cibo buono e sostenibile e raccogliere giochi, inclusi materiali didattici, musicali e sportivi, da destinare a minori in difficoltà. Protagonisti del gusto della cooperazione, l'iniziativa di Coop Lombardia, che ha accettato la sfida di promuovere tra i cittadini i valori cooperativi, partecipando all'Ora della Cooperazione, promosso da Conf Cooperative e Lega Coop Lombardia, ha fatto centro. Tanto entusiasmo anche da parte dei più piccoli oggi in piazza Stradivari. Anche loro infatti sono stati protagonisti con lavori fatti con la carta. È una bellissima iniziativa, il gusto della cooperazione, che abbiamo sostenuto e patrocinato subito anche come amministrazione comunale. Il messaggio ovviamente è importantissimo, sia per quanto riguarda la raccolta di materiale a favore di tutti i nostri minori, e sono tanti, che hanno problemi o che vivono in condizioni di difficoltà. Italiani e stranieri, quindi mai in questo momento il messaggio del bello del gioco e di essere appunto, provare gusto e piacere nel lavorare insieme e quindi cooperare è necessario. E ringraziamo ovviamente la Coop Lombardia e anche locale per aver portato anche a Cremona, come in altri capoluoghi di provincia, questa iniziativa. Nell'ambito dell'Ora della Cooperazione c'è anche l'iniziativa Se fossi in gioco. La volontà è quella di promuovere un messaggio molto positivo e raccontare alle città della Lombardia la vera cooperazione, quella che porta beneficio e genera valore per la comunità. Se fossi in gioco è quindi una raccolta di attrezzi sportivi piuttosto che giochi da tavolo per ragazzi e bambini che appartengono a comunità, ragazzi rifugiati o in difficoltà temporanea. E attraverso questa raccolta quindi si attiva una rete di solidarietà per portare loro conforto e anche aiutarli nei momenti di svago. Quest'anno la parola chiave è quella della mutualità, quindi è stato scelto il simbolo dell'altalena basculante proprio per riflettere sull'importanza del fare le cose insieme, ma anche in modo conviviale e divertente. Quindi Se fossi in gioco si traduce poi in un'iniziativa di solidarietà importante che vede le cooperative aderenti organizzare questi momenti per raccogliere dei giochi che saranno destinati a dei ragazzi o dei bambini appartenenti a comunità o bambini seguiti perché in difficoltà. E l'iniziativa culminerà sabato in piazza Duca d'Aosta con un grande evento nella città di Milano. Numerose le persone presenti all'iniziativa. Come soci della cooperativa, eventi come questo rafforzano l'idea che noi abbiamo di questo tipo di organizzazione aziendale sotto forma di cooperativa. Il tema della mutualità per noi è un tema centrale e quindi eventi come questo, che comunque ribadiscono questi concetti, per noi sono molto importanti. Oggi abbiamo l'occasione di presentare non solo il tema delle cooperative, ma anche ciò che la cooperativa, quindi ciò che Coop Lombardia offre ai nostri soci consumatori, che è una serie cospicua di prodotti di alta qualità e prodotti dove la filiera è controllata e prodotti salutari. È veramente una bellissima iniziativa, abbiamo bisogno di portare la cooperazione in piazza, abbiamo bisogno di diffondere questo messaggio cooperativistico che è veramente bellissimo, perché è un modo di fare impresa rispettoso delle persone e dell'uomo.